Cinque associazioni riunite qui in Viale Cairoli per un sit-in di protesta, che cosa chiedete? E chiediamo innanzitutto di essere informati e di conoscere il progetto. Questo è un progetto che va avanti non si sa da quanti anni, sul sito del Comune di Fano ce n'è uno del gennaio 2010, quindi vuol dire che da allora c'era tutto il tempo per coinvolgere i cittadini, le associazioni, i commercianti e per far capire come verrà fuori esattamente questo progetto, perché abbiamo visto solo dei rendering. Siamo molto preoccupati perché a quanto pare tutto il verde che c'è lungo il percorso del sottopasso scomparirà, verranno quindi sacrificati 15 platani e non sono alberi piccolissimi, quindi non è che si possono sostituire così dall'oggi al domani con altrettanti alberi. E poi qui non verrebbero ripiantati, questo sembra. Ma il punto non è solo questo, è un problema di qualità architettonica. Si va a snaturare e a togliere la bellezza di un viale che risale al 1940, senza un'idea di quello che verrà fuori, così praticamente un'operazione spot solo perché ci sono i soldi, solo perché Ferrovie dello Stato deve rimettere mano al sottopasso e si approfitta di questa occasione per fare un sottopasso nuovo, ma senza nessuna, diciamo, qualità e pregio. E noi crediamo che un progetto di questo tipo deve essere pensato e discusso con chi vive la città, non solo tra amministratori tecnici. Tra l'altro voi avete ricevuto anche molte telefonate dai cittadini. Beh, siamo stati sollecitati a fare questa cosa anche dai cittadini, perché soprattutto alcuni residenti che sono, appunto, stanno qua e si chiedono cosa succederà, insomma. E questo purtroppo è un difetto non solo di questa amministrazione, quello di non discutere per tempo. Qui si sarebbe potuto fare un concorso di idee, per esempio, c'era tutto il tempo per farlo. Il Comune di Fano poteva mettere a disposizione un concorso di idee alle Ferrovie e si sceglieva il progetto migliore, quello che... Non siamo neanche contrari di fare tutto il viale, non è che, voglio dire, siamo quelli che difendono le piante a oltranza, però se le piante sono in buono stato e possono vivere ancora centinaia d'anni, perché buttarle via? Sono dei monumenti della natura e noi dobbiamo rispettarli come se fossero dei monumenti fatti dall'uomo. Quali sono le associazioni presenti? Abbiamo promosso questo incontro Italia Nostra, Lega Ambiente Fano, Argonauta, Associazione di More Storiche e Lupus in Fabo, ovviamente. Oltre al decoro, anche un fatto ambientale sicuramente. C'è un fatto ambientale perché, come avete visto, le alluvioni di questi giorni, gli alberi sono importantissimi, non solo perché immagazzinano anidride carbonica, ma che trattengono pioggia, assorbono le polveri sottili, danno umidità, quindi sono dei refrigeratori naturali. Sono importanti anche per combattere l'isola di calore, che è sempre più frequente. Invece qui noi sostituiamo cemento e asfalto agli alberi. Chiediamo che si fermi questo iter, che ci sia un tavolo di confronto aperto a associazioni, cittadini e che si arrivi a un progetto migliore di questo, ovviamente con la presenza del verde.